Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo quelli di Super Mario. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e non c'è tempo da perdere, però prima di iniziare vi ricordo che domani 31 agosto seguiremo in live qui su YouTube a partire dalle 15.30 il direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder. Mi raccomando, non mancate, ma se per qualche motivo non potrete prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, state tranquilli perché di sicuro pubblicherò parecchi contenuti riguardanti la presentazione sia qui che su Instagram. Quindi dai, su, iscrivetevi al canale. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Si parte come al solito dall'angolo della poracciata, ma questa volta con una new entry. Vi segnalo che il popolare store digitale Good Old Games ha fatto partire una campagna sconti molto interessante con titoli in offerta fino al 90%. La promozione durerà fino all'11 settembre e oltre a questi titoli in sconto sarà possibile riscattare 4 giochi gratuiti e il primo, Hero of the Kingdom 2, è già disponibile al download. Disponibile da oggi anche Excitebike 64 su NSO. La libreria Nintendo 64 si arricchisce con un simulatore di guida che si porta appresso un nome storico. La serie di Excitebike ha infatti visto i suoi albori nel lontano 1984 su Famicom. Io però questo capitolo lo saltai a pie pari e, siccome conservo un bel ricordo del successivo Excite Track, appena avrò un secondo di tempo libero, cioè praticamente mai, gli darò un'occhiata. Come al solito vi ricordo che i titoli Nintendo 64 sono accessibili solo ed esclusivamente tramite abbonamento al pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online. E in un periodo storico dove i servizi in abbonamento stanno diventando una realtà sempre più consolidata, ci si domanda spesso se il modello alla Game Pass sia sostenibile sia per i publisher che per gli studi di sviluppo. La risposta è che probabilmente dipende di caso in caso, ma oggi abbiamo avuto una piacevole notizia. Sea of Stars, che è uno dei pochi titoli, se non il primo in assoluto, ad arrivare al Day One sia su PlayStation Plus che su Game Pass, è comunque riuscito a vendere 100.000 copie al Day One. Un traguardo molto probabilmente raggiunto grazie alla spinta arrivata dagli utenti Switch, ma che indica comunque un grandissimo successo. Ovvio, non siamo a livelli dei risultati ottenuti da produzioni a grosso budget, ma per il piccolo team di Sabotage di sicuro si tratta di uno scenario parecchio incoraggiante e fa piacere che tanti si siano avvicinati a un titolo così di nicchia e dall'estetica prettamente retro. Anche io supporterò Sea of Stars acquistando la copia fisica appena verrà pubblicata. Intanto però me lo godo su Game Pass. E voi? E per una storia di successo JRPGistica abbiamo un'altra notizia non tanto entusiasmante. La collection delle remaster dei primi due Suikoden slitta da un generico 2023 al 2024. Il team di sviluppo dietro a queste due remaster ha fatto sapere che il tempo aggiuntivo è necessario per raggiungere degli standard qualitativi in linea con le aspettative del pubblico. Un tipo di messaggio che ormai siamo abituati a vedere molto spesso, ma se questo rinvio è necessario per evitare l'ennesima remaster pigra e svogliata, ben venga. Non è che nei prossimi mesi non avremo nulla da giocare, ecco. Nel mentre ci avviciniamo sempre di più a Starfield, l'entusiasmo intorno al gioco ha raggiunto dei livelli notevoli, considerando anche che l'early access è praticamente dietro l'angolo. E segnalo una campagna pubblicitaria che trovo azzeccatissima. Bethesda ha fatto sapere di aver diffuso 1001 cartelloni pubblicitari in tutto il mondo. Ognuno di questi è unico e numerato e mostra uno scorcio diverso del mondo di gioco, anzi, dell'universo di gioco di Starfield. Ci sono già dei server Discord dove si tiene traccia di tutti gli avvistamenti di queste pubblicità, per ora viste principalmente a Londra, e chissà se anche in Italia avremo il nostro pezzettino di esplorazione spaziale. Occhi aperti! Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ormai siamo a un passo dal direct dedicato a Super Mario Wonder e non solo tutti si stanno lanciando in speculazioni su quello che vedremo domani, ma immancabili, come la parola poro in un mio video, sono arrivati anche i primi leak sull'evento. E questi mega spoiler arrivano dall'utente di D-Labs BilBilKun, che abbiamo imparato a conoscere perché è una delle voci più autorevoli, se non forse l'unica, che puntualmente spiattella sempre con largo anticipo rispetto agli annunci ufficiali i giochi del PlayStation Plus e anche gli accessori e hardware in edizione limitata un po' per tutte le piattaforme. E il leaker questa volta afferma di essere venuto a conoscenza di una nuova Switch che molto probabilmente verrà presentata in coda all'evento di domani. E sì, quel nuova l'ho messo
messo tra molte virgolette, perché per quanto si tratterà di una console a tema Mario, non sarà un nuovo hardware, ma una normalissima Switch OLED. Secondo Bilkun, la console non presenterà alcun tipo di rimando specifico all'universo di Super Mario, differenziandosi quindi dalle OLED di Splatoon, Pokémon e Tears of the Kingdom, ma avrà solo delle ricolorazioni dei Joy-Con in un rosso della stessa intensità di quelli Neon Red standard e anche della dock, anch'essa di colore rosso. Vi ricordo che una cosa del genere Nintendo l'ha già proposta in concomitanza con l'uscita di Super Mario 3D World, con una versione speciale della Switch base che non rimandava direttamente al gioco, e poi ha fatto qualcosa di simile, ma non identico, proponendo un bundle specifico a tema Mario quest'anno, più o meno nello stesso periodo di uscita del film al cinema. Insomma, non aspettatevi niente di che, perché molto probabilmente si tratterà dell'ennesima e finale spinta alle vendite di Switch prima che la console sia definitivamente pronta a lasciare il posto al suo successore. Per D-Labs questa edizione uscirà prima di ottobre, e a questo punto però vedo sempre più improbabile un annuncio di Switch 2 nel breve periodo, e mi sembra verosimile che la console venga presentata ufficialmente nel 2024 per evitare di tagliare le gambe alle vendite di Switch. Però insomma sarò felicissimo di essere smentito, anche perché alla fine le cose sono andate proprio come avevo lasciato intuire Zippo, dopo aver ritrattato un'infinità di volte. E in questo breve lasso di tempo che ci separa dal Direct di domani, vorrei fare un attimo il punto della situazione su quello che potrebbe essere mostrato durante il Direct e che implicazioni potrebbe avere per il futuro di Nintendo. Innanzitutto non credo che questo Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder annulli le possibilità di un Direct a tutto tondo a settembre. L'aver voluto tenere la presentazione ancora ad agosto è un segnale importante, a cui si aggiunge uno storico dove spesso delle presentazioni incentrate unicamente su un titolo sono state seguite nel breve termine da un Direct generale. Prendete ad esempio l'anno scorso, il 10 agosto, c'è stato un Direct incentrato su Splatoon 3 e il 13 settembre, a poco più di un mese, un Direct vero e proprio. Quindi io terrei comunque gli occhi aperti per la seconda metà di settembre, dove magari potrebbe esserci spazio per qualche annuncio relativo alla lineup di Switch per dicembre e per i primi mesi del 2024. Inoltre non dimentichiamoci l'addio di Martinet, del fatto che Wonder sarà il primo gioco di Mario ad essere doppiato da una nuova voce. Siccome Nintendo ha dichiarato ufficialmente che Miyamoto e Martinet appariranno in un video che conterrà un messaggio speciale, i due potrebbero essere proprio i presentatori del Direct e potrebbe essere l'occasione perfetta per introdurre il nuovo doppiatore. Anche se, vi dirò, preferirei che questo messaggio arrivasse come extra alla fine della presentazione e che i 15 minuti siano completamente incentrati sul gameplay. Anche perché ormai lo abbiamo capito, Super Mario Bros. Wonder sarà un punto di svolta per la serie e quindi anche un punto di ripartenza, visto che il film di Super Mario ha portato tanto nuovo pubblico, comunque ha rinnovato l'interesse sopito di giocatori ormai lontani dal regno dei funghi, mi aspetto un capitolo molto sperimentale, sia nelle meccaniche di gameplay che nella presentazione. Ad esempio, rispetto alle convenzioni fissate con la serie dei New, Wonder potrebbe presentare finalmente nuove ambientazioni e temi dei mondi, nuovi boss e di sicuro anche nuove meccaniche di gameplay facilitate dall'utilizzo dei fiori Wonder. E proprio in quest'ottica mi aspetto che domani ci sia sì un approfondimento sul gameplay, ma soprattutto sul mondo di gioco e sui suoi personaggi. E spero che il più grande punto di rottura sia nel roster di volti selezionabili. Con quasi 40 anni di storia alle spalle, vi prego, basta con le colorazioni dei Todd. È giunto il momento di dare spazio a tutti, ma proprio tutti, e non faccio nomi. Tra l'altro domani sarà il momento cruciale per scoprire se Wonder supporterà o meno il multiplayer online. Mentre la pagina del gioco su eShop sottolinea chiaramente solo la presenza del multiplayer in locale fino a 4 giocatori, il sistema di rating ESRB fa presente che all'interno del software ci sono acquisti in game. GameXplain è stato il primo sito a far notare questa cosa, ma va specificato che come dicitura in realtà potrebbe indicare tutto e nulla, anche una semplice integrazione con il Nintendo Switch Online e quindi la possibilità di accedere all'eShop tramite il software. Però se il gioco base è completo e dà la sensazione di essere finito, a me non dispiacerebbe affatto l'idea di un DLC in un secondo momento, perché no, la possibilità di acquistare singolarmente pacchetti di personaggi e stage proprio come accadeva con il Fighter's Pass di Smash. Proprio per celebrare questa rinascita dei Mario in 2D e sottolinearne il grande potenziale.
e si potrebbe andare avanti per un bel po' senza per forza dover creare una nuova serialità utilizzando Wonder come base. Ah, e poi si parla tanto di una possibile demo, ma mi dispiace, non credo sia questo il caso. Mentre mi aspetto che una versione di prova sia disponibile al Tokyo Game Show o comunque sia data in pasto alle preview per i giornalisti di settore, quello di Mario non è un nome che per vendere ha bisogno di un biglietto di presentazione come è successo ad esempio per Pikmin 4, e dubito fortemente che Nintendo proponga qualcosa del genere per il suo titolo di punta, ma anche qui sarò felicissimo di essere smentito. E ora però voglio sapere la vostra, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre aspettative per questo Direct, per Super Mario Wonder e in generale per il futuro di Nintendo. Noi ci vediamo domani alle 15:30 qui in live su YouTube, mi raccomando non mancate. Nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo fiori tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wonder, Michele Super, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mamma mia!